Aracne Editrice Web TV, quanto è stato fatto e quanto occorre ancora fare per rinnovare il processo giudiziario in Italia? Allora, è stato fatto tanto e occorre fare altrettanto. Leggere questo libro devo dire che indica veramente una strada importante e nuova. Noi abbiamo fatto delle riforme normative, ma non bastano quelle, occorre una riforma culturale, occorre considerare la giustizia un servizio nel senso nobile per il cittadino. E il libro ci insegna proprio questo, come la magistratura, creando organizzazione, creando efficienza, può trasformare l'attività della magistratura in un servizio utile e produttivo per la collettività. Allora occorre soprattutto mantenere questo spirito, mantenerlo forte, mantenerlo in vita ed essere costruttivi e creare insieme. Il tavolo paritetico di cui più volte ci ha parlato Mariano Sciacca è un tavolo che ha funzionato. Magistratura, Ministero della Giustizia, CSM e Corte di Cassazione hanno lavorato insieme. Bisogna mettere insieme le forze per riuscire ad andare avanti su questa strada. Grazie mille, buonasera.